Verificare e monitorare le liste d'attesa di ogni singola ASL, localizzare le strutture sanitarie presenti sul territorio e le loro funzioni, accedere alla sezione dedicata alla prevenzione oppure a quella della medicina veterinaria. Queste sono solo alcune delle possibilità offerte dal nuovo portale Abruzzo Sanità, accessibile all'indirizzo internet sanità.regione.abruzzo.it. Il direttore del Dipartimento Salute e Welfare, Angelo Muraglia, sottolinea come il nuovo portale possa rendere meno confuse le informazioni sanitarie per il cittadino. E abbiamo voluto fortemente omogeneizzare un po' le informazioni sulla sanità perché ogni ASL ha un suo sito web, ma non erano praticamente omogenei. Noi con l'aiuto sempre delle ASL abbiamo formato un, un sito web abbastanza omogeneo e che naturalmente sempre in progress, come è la sanità che è in progress, perché la sanità, insomma, è una scienza chi opera in sanità praticamente sono uomini di scienza, i progressi, le innovazioni ci sono sempre quindi dobbiamo cercare anche di stare al passo con i tempi e di dare delle informazioni innovative e corrette alla citt ai cittadini abruzzesi. Si tratta del primo step del progetto, ha detto in conferenza stampa l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. A breve saranno sviluppate anche tutte le tematiche che riguardano il sociale e nei prossimi giorni saranno attivati i profili social di Abruzzo Sanità. È un work in progress. Ci aspettiamo che questo canale informativo possa crescere molto, non soltanto con gli strumenti e i canali social piuttosto che quelli online, ma che soprattutto ci sia una interattività che faccia, che da parte del cittadino e dell'utente che faccia crescere anche la quantità e la qualità delle informazioni che noi dovremmo erogare e che i cittadini fanno bene a richiedere.